l'idea di realizzare questo film sulla storia di Pippa Vacca nasce da quei ricordi che si sedimentano un pochettino alla base, no? Della pancia, quei ricordi che ti dimentichi e poi riaffiorano appena succede un qualcosa. Questo qualcosa è stato un testo che mi ha inviato il coautore del film, Gianluca Verilli, circa 2 anni fa. E alla lettura della storia di Pippa Vacca, che comunque già conoscevo perché avevo questo ricordo di questi fatti, di questo fatto di cronaca che era deflagrato sui telegiornali dove una sposa era stata uccisa alle poste di Istanbul, mi ha riacceso la curiosità, che forse al tempo non avevo avuto sufficiente, di indagare un po' i perché di questo fatto. E quindi ci siamo messi in testa di voler capire qualcosina di più e andare oltre il fatto di cronaca che ai tempi aveva un po' fagocitato tutto quello che era la simbologia della performance, i significati che questa portava con sé. E quindi con Gianluca abbiamo iniziato, lui aveva già iniziato prima di me, un avvicinamento con la famiglia di Pippa Bacca per condividere con loro, insomma, la nostra volontà di realizzare un film sulla storia della loro sorella e su, come dire, l'indirizzo che volevamo dare al film. E fin da subito abbiamo deciso di accantonare il fatto di cronaca, pur partendo da quello che è, come dire, la miccia iniziale poi del racconto, per dimenticarlo quasi per strada e iniziare a lavorare sulla comprensione dei significati e sul percorso di vita che aveva portato Pippa a ideare questa performance, a condividere la sua idea con Silvia Moro, che era l'altra artista che era con lei durante il viaggio, e ad intraprendere questa performance che è già potente di per sé, ha un'immagine simbolica molto forte delle spose, due donne vestite da sposa che camminano per delle strade desolate chiedendo l'autostop con i vestiti che si consumano e si macchiano, a differenza degli abiti da sposa tradizionali che vengono protetti da qualsiasi imprecisione. Però poi ci siamo resi conto che scavando sulle motivazioni ci trovavamo di fronte a un'operazione artistica dalle molteplici simbologie, dai significati stratificati. Era una performance molto complessa che loro hanno preparato nei 2 anni precedenti alla partenza, era una performance che prevedeva diversi livelli di lettura durante il viaggio, oltre all'autostop, che era un modo non solo per spostarsi, ma per entrare in contatto con il prossimo e quindi appunto per celebrare questo matrimonio con gli altri, con le altre genti. Era anche importante il fatto che loro facessero vestiti da sposa per simboleggiare il matrimonio con il mondo, e ad ogni fermata Pippa avrebbe lavato i piedi alle ostetriche per dimostrare loro gratitudine e rendere omaggio a delle donne che davano la vita in tempi di morte, perché loro hanno attraversato tutti i paesi che erano stati o colpiti dalle guerre o che erano in condizioni particolari. Silvia si faceva ricamare sul proprio abito delle opere da artiste locali che dovevano simboleggiare la contaminazione del proprio abito nuziale con quello di altre culture. C'erano tantissimi livelli. E oltre ad analizzare la performance in sé, abbiamo cercato di capirne la genesi. Quindi siamo andati a scavare nel passato di Pippa, nella sua infanzia, nella sua formazione artistica, nella sua formazione umana. Su questo documentario qui abbiamo fatto una scelta di narrazione perché comunque trovavamo indispensabile trovare una via per poter raccontare Pippa. Abbiamo scelto una via completamente al femminile. È un film dove le voci narranti sono solo al femminile. Pippa conosceva tantissime persone e tantissime persone conoscevano Pippa. Quindi sarebbe stato veramente difficile andare a individuare chi poteva realmente renderci una testimonianza, chi aveva il diritto, tra virgolette, di parlarci di questa donna. Andando poi per sottrazione abbiamo pensato che gli elementi fondamentali per poter raccontare un artista e la vita di una donna simile fossero quelli di andare a scavare nella parte più intima, ovvero quella familiare, scoprendo appunto questa famiglia composta, diciamo, da sole donne. Il gruppo delle sei sono invincibili, quindi avevano un legame che andava oltre il tradizionale rapporto madre, figlia e sorelle, sorella. E indispensabile per noi era sentire anche la voce di Silvia Moro, l'altra artista che con lei ha condiviso 23 giorni di performance in strada,
che con lei ha subito un atto di violenza, anche se nel suo caso non diretto. E abbiamo scelto di lasciare la voce solo a loro perché ci interessava in un certo qual modo operare una sorta di sintesi per rendere al meglio l'idea dell'essenza di Pippa, cosa non semplice perché molto, Pippa era una persona molto difficile da capire, da comprendere, difficile da descrivere, aveva più personalità, chiaramente in senso artistico, però era difficile da inquadrare e da individuare, forse neanche così giusto inquadrarla. Allora, noi ci siamo avvicinati alla famiglia con, come dire, il pudore, la delicatezza e la coscienza che comunque stavamo entrando in un territorio molto delicato. Devo dire che abbiamo trovato un'apertura totale da parte loro e abbiamo trovato anche una eccezionale lucidità e coscienza di quello che era la storia, di perché era importante raccontarla e soprattutto cosa era importante raccontare. Da parte loro abbiamo avuto un solo diktat che, come dire, non ci ha limitato in niente perché era la nostra stessa idea, ovvero quella di non ricalcare le notizie che erano arrivate sui telegiornali, quindi non concentrarsi sul fatto di cronaca. Perché quello non raccontava Pippa, raccontava semplicemente un fatto che magari è più vendibile mediaticamente, ma meno interessante dal punto di vista artistico. Quello che interessava loro era raccontare chi era Pippa e cos'era la performance. Perché soprattutto all'epoca dei fatti ci furono molte persone che dissero se l'è cercata. E dire che se l'è cercata è chiaramente un meccanismo di autodifesa dell'uomo. Perché se tu pensi che quella cosa brutta è successa perché una persona si è messa nelle condizioni che succedesse, ti metti al riparo e dici io non mi metto in quella condizione quindi non mi succederà niente. Ammettere che non se l'è cercata significa realizzare, dover ammettere a se stessi che il problema, la violenza, è un problema diffuso, è un problema più di sistema, un problema più profondo e quindi mette te stesso in pericolo. E l'importante era capire che questa performance non era stata fatta da due ragazzine ingenue che si erano vestite, travestite da sposa, erano andate a fare l'autostop, ma era un'operazione artistica in cui due artiste coscientemente avevano quasi messo in un pacchetto, non in una scatola a regalo, la pace, che solitamente è un concetto e non è qualcosa di materico. Loro avevano quasi scatolato questo concetto rendendolo materico e fisicamente lo stavano portando da un punto A a un punto B. Se fossero arrivati al punto B, l'avrebbero regalato all'umanità, dandogli il dono della pace. Non ci sono arrivate, però questo non vuol dire che non sia stato giusto provarci, che sia stato sbagliato quello che hanno fatto. Era un gesto per farla la pace fisicamente, non era appunto un parlare di pace o manifestare per la pace. Loro, nel loro piccolo e grandissimo gesto al contempo, hanno fisicamente fatto qualcosa o tentato di fare qualcosa per la pace, per dimostrare che il matrimonio tra le genti è possibile, che è possibile fidarsi dell'altro e ci hanno creduto fino alla fine. Paradossalmente, l'atroce fine che ha fatto Pippa e la cesura netta a questo percorso artistico e di pace ha fatto da cassa di risonanza la necessità che questo messaggio sia portato da qualcuno, alla necessità che ci siano persone che provino a dire e a fare la pace. Quello che abbiamo tentato di fare con la costruzione filmica del documentario è stato un tentativo di realizzare un documentario che avesse comunque un passo filmico, che venisse narrata una storia e non solo spiegata e detta a voce. Il materiale di repertorio di Pippa e di Silvia, quello che le spose avevano girato, quello che altri operatori avevano girato alla partenza, le foto, tutto era chiaramente del materiale preziosissimo, non essendoci più Pippa in vita e essendo testimonianza unica di una performance che era stata realizzata. Quindi abbiamo cercato di utilizzarlo concedendo a questo materiale il maggior spazio narrativo possibile in senso autonomo.
Cioè, laddove il materiale di repertorio raccontava un qualcosa di per sé, senza bisogno di una voce sotto che spiegasse quello che stavamo vedendo, abbiamo cercato di lasciarlo fluire in modo da restituire allo spettatore, in un certo qual modo, il momento che le due spose hanno vissuto e che hanno ripreso in quel determinato istante. Il titolo è un'opera di Pippa Bacca, che si chiama Sono innamorato di Pippa Bacca, chiedimi perché, e diciamo è un auspicio. Una speranza, un augurio. L'opera di Pippa Bacca, Sono innamorato di Pippa Bacca, chiedimi perché, praticamente consiste in una spillettona grossa di quelle da attaccare zia addosso. Lei stava con un fidanzato che la lasciò dicendole che non era più innamorato di lei. E lei disse: va bene, stampò 1500 spille con scritto sopra Sono innamorato o Sono innamorata di Pippa Bacca, chiedimi perché. E le fece iniziare a girare per Milano, dandole a tutte le persone, come dire, del giro di amicizia anche di questo fidanzato, così che lui a tutte le serate, a tutte le feste, si sarebbe trovato di fronte a centinaia di persone innamorate di Pippa Bacca, avrebbe dovuto chiedere loro il perché, forse cambiando idea, poi l'idea non la cambia mai, però, come dire, dopo la fine di una storia d'amore pensò di reagire creando un'opera. Molto, come dire, rappresentativa, no? Della tipologia di arte leggera e profonda al tempo stesso di Pippa. L'altro valore che ha questo titolo è un po' un augurio. Noi, quando ci siamo approcciati a questa storia, abbiamo iniziato a conoscerla, un po' te ne innamori perché è un personaggio fuori dagli schemi, che ha una dolcezza e una, che dire. Non è prevedibile Pippa Bacca nelle cose che fa, nelle opere che fa. Vedi un qualcosa che pensi di capire, e in realtà poi, quando lo studi meglio, è tutt'altro. E quindi speriamo che vedendo questo documentario e conoscendo la sua storia, le persone si innamorino di lei e del significato che lei cercava di portare avanti. Il libro di Giulia Morello, fra le altre cose, un bellissimo libro, è chiaramente. Anche se stessa prende spunto dalla spilletta di Pippa. Poi, sai, nelle biografie, nelle opere biografiche, quando racconti la vita di una persona, è chiaro che sicuramente nel libro ci saranno tante cose che sono nel documentario sono tante cose che sono nel libro, perché di fatto è la vita di una persona, non c'è niente di inventato. Quello che cambia fondamentalmente è il tipo di approccio, il tipo di racconto, sia a livello di forma, sia a livello poi di interpretazione di alcune cose, anche se il tentativo nel documentario è quello di fare un documentario completamente atesico. Non c'è la volontà di dire: ah, questa era Pippa, era così e dovete comprenderla in questa maniera qui. C'è il tentativo di dire cose che oggettivamente lei faceva e pensieri oggettivamente che lei, come dire, aveva esposto e aveva fatto, in modo da poter dare allo spettatore la possibilità di farsi un'idea propria su quello che è accaduto e sul tipo di persona e artista era Pippa. Anche un altro lavoro che ho fatto prima, che era un cortometraggio di documentario, parlava di due prostitute cambogiane. Sono estremamente affascinato e attratto dalle storie di donne, specialmente quando c'è una certa. Quando c'è un dolore all'interno di queste storie, ma non per, come dire, un sadico modo di approcciarmi alle storie, ma perché rimango sbalordito dalla maniera potentissima e struggente al tempo stesso che le donne hanno di reagire alle cose che gli accadono e dalla potenza con cui perseguono i loro obiettivi. E quindi amo tentare di raccontare le storie delle donne, che poi spesso sono anche meno raccontate, quindi è. Così, non è mai stata una cosa scientificamente pensata a tavolino, però tutte le volte che mi sono innamorato di una storia a tal punto da voler intraprendere un percorso per raccontarla, mi sono ritrovato davanti a storie di donne. E noi avevamo un grosso problema tecnico, narrativo, che era inizialmente l'assenza di Pippa. Perché di fatto gran parte delle prese che avevamo erano state realizzate da lei, quindi mancava, no, la figura. Poi ci siamo resi conto, lavorando sul film, sulle cose che sono venute fuori, che forse poteva essere anche un punto di forza. E quindi abbiamo cercato di
ribaltare questo problema dell'assenza in una sorta di presenza del punto di vista di Pippa, perché se poi uno ci fa caso, se riesce a percepirla, no, nelle sue idee, nelle sue azioni e tutto, hai costantemente quello che è il suo reale punto di vista, che era la telecamerina che in quel momento faceva da occhi al mondo che stava vedendo. E quindi abbiamo cercato di girare questo problema, diciamo, filmico, tecnico a nostro favore, giocando proprio sull'assenza e sull'evocazione di Pippa e raccontandola visivamente solo in determinati punti del film o attraverso le fotografie. È troppo complessa questa performance, questa decisione, queste simbologie da spiegare in 30 secondi. E un po' perché comunque media funzionano così, un po' perché comunque era una performance difficile da capire, un po' per tanti motivi, tutti hanno sempre solo ricordato il fatto di cronaca e mai hanno approfondito la storia. Il tentativo nostro è quello di dare, rendere, insomma, vuol dire il giusto peso a una performance che secondo il nostro modestissimo punto di vista, che è opinabile, però che ha un valore simbolico molto importante e molto forte. Secondo me la forza di questa performance era una cosa talmente banale che però nessuno ha fatto in quella maniera. Cioè, sì che ci deve essere fiducia, però non è un mezzo per spostarsi. Loro lo utilizzavano come mezzo per dare fiducia. Avrebbero potuto viaggiare in altre mille maniere, però viaggiando in altre maniere non si sarebbero affidate al prossimo. Non avrebbero tentato di entrare in connessione con chi passava di strada, non avrebbero conosciuto quelle persone. Faceva parte, poi soprattutto per Pippa, faceva proprio parte della sua cultura, della sua formazione. Con la madre e con le sorelle hanno sempre viaggiato in autostop. Poi noi abbiamo rifatto tutto il viaggio in macchina, cercando di ritrovare esattamente le strade, i pezzi di strada dove loro erano passati, nonostante fossero passati 10 anni e tantissime cose sono cambiate anche laggiù. Poi abbiamo trovato dei punti dove loro erano passati e a volte c'era una strana e secondo me molto affascinante accostamento tra foto di repertorio dell'epoca e girato nostro di quel momento. E devo dire che fare quel viaggio, anche se noi l'abbiamo fatto in macchina, con la nostra macchina, con la nostra tecnologia, dove hai Google Maps, WhatsApp, hai tutto, devo dire che quando magari aspettavamo 2 o 3 ore per aspettare, noi aspettavamo il camion giusto che passasse, quindi era una motivazione futile, estetica, no? Di racconto. Però star lì magari 2 o 3 ore e pensare che loro c'erano state 5-6 vestiti da sposa aspettando il camion che forse l'avrebbe portate alla fermata dopo, cioè ti rendi conto di quanto queste due donne avessero deciso di mettersi in gioco e immergersi in un paesaggio che a quel tempo nella performance diventa protagonista della performance stessa, perché tu, uno è abituato a pensare a se stesso come al centro, no, del mondo, e quindi tutto quello che ti vedi attorno è quasi di contorno, cioè te lo godi un paesaggio più che subirlo o viverlo. Loro con questa performance erano un po' messe nelle mani del mondo e al centro di paesaggi vastissimi dove magari passa un camion ogni 2 ore, aspettandoli, sperando. E poi c'è un sacco di dogane, c'è un sacco di frontiere, cioè è un paesaggio ad oggi, 12 anni dopo, molto provante, bellissimo, affascinante, meraviglioso, ma insomma abbastanza duro. Pensare che loro l'hanno fatto da sole, fidandosi completamente del prossimo, e che difatti per 23 giorni si è andato tutto più o meno bene. Ci cioè, hanno trovato persone che l'hanno aiutata, persone che l'hanno accorta, persone che le hanno ospitate, hanno fatto performance, hanno incontrato persone, hanno portato il loro messaggio, i loro significati a giro per l'Europa, e se non fosse successo quello che è successo e che poteva succedere in qualsiasi altra parte del mondo e a qualsiasi altra persona, come molto probabilmente in quei giorni sarà morta, violentata, uccisa una ragazza sotto casa in qualche altra parte del mondo che non sta facendo niente del genere. Sarebbero arrivati fino a Gerusalemme e avrebbero dimostrato che è possibile fidarsi del prossimo. Quindi è quello secondo me che vale la pena di sottolineare. Appunto, quello che dicevo prima, non è l'eccezione, non è che a lei se l'è andata a cercare, è che c'è qualcosa di sbagliato che andrebbe piano piano risolto.